Sanità, transizione ecologica, partecipazione politica e tutela del lavoro. Queste le parole d'ordine del programma di Sinistra Italiana, che nella giornata odierna ha visto il segretario nazionale Nicola Fratoianni a Bellante, in chiusura di un tour in provincia di Teramo. Dopo l'incontro con le associazioni ambientaliste riguardo la vicenda della riserva del Borsacchio, Fratoianni si è spostato a Giulianova, dove insieme al candidato della coalizione Luciano D'Amico ha preso parte a un'assemblea sindacale circa le vertenze industriali ancora aperte nel teramano. A Borsacchio ho visto gli effetti di uno scandalo, di un gigantesco scandalo, un emendamento alle 2:30 del mattino che cancella di netto una riserva. Credo che non si possa neanche fare, e lavoreremo in Parlamento per dire che questo non si può fare, è un errore gigantesco di fronte ai cambiamenti climatici che stravolgono la vita di tutti e tutte, che danneggiano l'economia, a cominciare dall'agricoltura. La destra dei climafreghisti fa finta che non esista nulla di tutto questo e cancella una riserva. E poi ho trovato una situazione piena di crisi industriali, di un lavoro sempre più precario, purtroppo lo specchio di tanta parte di questo paese. Per fortuna lavoratori e lavoratrici resistono, combattono, io credo che la politica debba essere al loro fianco, e con D'Amico li abbiamo ascoltati e abbiamo insieme offerto un altro punto di vista possibile, quello di una politica che non solo ci mette la faccia, che non si limita alla solidarietà, perché non è questo il compito della politica. Non solo, anche l'annosa vicenda delle liste d'attesa che gravano eccessivamente sulla sanità regionale, tra gli interventi che il segretario di Sinistra Italiana ha indicato come assolutamente necessari per l'Abruzzo, confermando la sua fiducia nel candidato della frangia di centrosinistra, Luciano D'Amico. Bella coalizione, molto larga, e il merito anche qui di Luciano D'Amico. Penso che Alleanza Verdi e Sinistra possa dare il contributo che sta dando a livello nazionale, quello di una forza che non ha paura di dire quello che pensa, di essere radicale sui contenuti quando è necessario esserlo, ma anche di assumere un approccio unitario di fronte a una destra-destra che da quando governa il paese e le nostre regioni sta portando l'uno e le altre indietro.